questo sì che è un problema. Immigrati. Nuova legge dell'immigrazione, la sai, no, quella che ho fatto? Sentite. Allora. Gli immigrati che giungeranno in Italia, primi di un contratto regolare di lavoro, verranno immediatamente riaccompagnati al confine. In altre parole, hanno deciso di dargli un bel calcio nel sedere. Senti, un centro di prima accoglienza, proprio. Tom. Con problemi questi qua. Sono problemi. No, Io non so se dargli o se dirgli bravo. Non so cosa dire, da due dosi qua. Ah sì, due dosi qua, dai, su, butta fuori due dosi. Così, ma no bianco però, no bianco, che ti ho già visto che avevi l'occhio che buttava sulla bottiglia del bianco, no bianco. Nero. No. Nero. O rosso. Come gli o rosso o nero, ma no bianco. No bianco. No bianco. Eccolo che dopo... Bel centro anche a te, tu vorrebbe. Del bimbo, del bimbo. E rieccoci ancora qui, buonasera amici telespettatori, benvenuti all'azienda Fran Martino, titolare del Conte Appi. Buonasera a voi, buonasera anche al nostro enologo, il nostro simpatico enologo Besa. Buonasera dall'enologo Besa. Buonasera enologo. L'enologo che con tanta caparbietà ha costruito, acino per acino, il nostro ultimo nato, un gioiellino. Allora, cosa dire di questo vino? Che prodotto è quello che proponiamo questa sera ai nostri spettatori? Spettatori, proponiamo un vino, una nata eccezionale, non è il nostro ultimo nato, questa sera proponiamo un vino di una delle annate migliori, il 1964, un vino incredibile. Straordinaria, se mi posso permettere. Beh, certo. Una nata eccezionale, davvero, per un vino nobile, fa la sua spavalda figura nella tavola, nel pranzo quotidiano, ma che nasconde anche delle potenzialità inaspettate. Quasi inverosimili. È proprio quello che andremo a scoprire questa sera, insieme al nostro enologo, perché sempre dobbiamo affrontare la degustazione. Si tratta infatti di un prodotto versatile. Se è versatile, versiamolo, che stiamo qua a parlare del chiacchiere. Quello vuol dire... che solo dietro il test organolettico riuscirà a manifestare quali sono le sue prerogative, le sue peculiarità. Vi ricordo come sempre che il nostro metodo di agire riserva un pestaggio particolarmente naturale, cioè utilizzando i piedi dell'enologo Besa. Silenzio per favore, enologo! Ah, buono, a lei la parola. Buono, niente da dire, no. oro. Dica cosa ha scoperto degustando questo nostro prodotto? Diciamo che allora è un vino che accompagna bene tutti i secondi, perché ha delle particolarità, quindi tutti i secondi, ma che diciamo raggiunge il suo coronamento ideale con i contorni, ecco qua, e con i contorni è proprio la sua morte, ecco. Bene, è molto importante, quindi è adatto anche per coloro i quali intendono, utilizzare una dieta vegetariana. Ai vegetariani, va benissimo per i vegetariani. E no, grazie di questo suo contributo, ha qualcos'altro da aggiungere a proposito? Manca un po' di sale, ecco. Bene, è così, insomma, abbiamo dimostrato che è un prodotto validissimo anche per... E mangiare l'insalata. Comprate il nostro vino, annata 64, annata veramente eccezionale. Buonissimo. Signori, noi ve lo vendiamo in confezioni da 7, abbiamo ancora... Sì, è impossibile, ma ne abbiamo ancora qualcosa.
Ma non si è capito, comunque dovremmo bene ancora. Beh, grazie a voi, grazie di nuovo per il suo contributo alla salute, okay, alla cultura e all'educazione del nostro, dei nostri telespettatori. E ricordate sempre che chi beve acqua ha un segreto da nascondere. Parli giù prima di parlare, no, se no... È buono? Perfetto, da sua morte. È vero? L'ha azzeccata anche questa volta, no? Non fare complimenti veramente. Complimenti, no? Non complimenterei. No. Buonasera e benvenuti a Fenomeni, la nostra indagine sull'uomo quale meraviglia della natura, con potenzialità fisiologiche incommensurabili, capacità psichiche straordinarie, poteri cerebrali sbalorditivi. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi l'uomo che fa più capolino del mondo. Ma... scenda giù che facciamo l'intervista. No, sto bene qui. Senta, ma non possiamo... È sempre così, quando si ha a che fare con l'uomo che fa più capolino del mondo. Buonasera, ben trovati al consueto appuntamento con la rubrica Chi lo vuole? Rubrica di Cerca Lavoro. Questa sera con noi il signor... Ramiro Besa. Di anni? 33. Che bella età. Vediamo qualcosina in più. Lei viene da? Budoia. Da Budoia, molto bene. Lei è qui questa sera perché cerca un impiego da? Attore di film a luci rosse. Attore di film a luci rosse, signor Besa, una vita per il cinema. Lei ha già esperienza nel settore? No, non ha esperienza? No. Non ha esperienza. Beh, ma uno se la può fare l'esperienza. Come mai questa passione per il mondo hard? Mi piace la cinepresa, poi mi piace il Chuck, azione, poi mi piace imparare a memoria i copioni, rispettare i ruoli, poi buono la prima, avanti con la seconda, speriamo che sia buona come la prima! Lei è pronto dalla sua disponibilità perché fosse in visione in ascolto sin da questo istante, sin da subito a partire, iniziare la sua attività di attore pornografico sotto i riflettori, primissimi piani, esibizioni acrobatiche, pornografiche. No, primi piani no, non se ne parla neanche. Primi piani no. Allora. Diciamo a figura intera, nudo però a figura intera, davanti alle telecamere. No, nudo no, non se ne parla neanche. Allora, diciamo, lei è pronto sin da oggi, sin da subito, a esibirsi quel vedo e non vedo, diciamo così, a fare quelle cose lì, davanti, sotto i potenti riflettori, davanti alle luci delle potenti telecamere del set, dei film. No, le luci no, le luci non se ne parla neanche. Le luci, buio, scuro, perché se ci sono le luci poi io mi distrago, comincio a guardare in giro, so quello che do, non so quello che prendo, e allora capisce che... È stato molto persuasivo, la ringrazio signor Besa. Allora, a case di produzioni hard, registi cinematografici... Brass, dovete assumere un attore pornografico un po' discreto, non esibizionista, amante del buio. Vabbè, ma se le chiedono un accoppiamento un po' in penombra, a fatica disponibile per accoppiamenti un po' in penombra, telefonate che il signor Besa potrebbe fare al caso vostro. Grazie, grazie signor Besa per la sua partecipazione. Arrivederci.
Attore porno. Il suo regista preferito? Del Piero! Ma io non lo so. Sono problemi. Sì, sì. Sono problemi. Sono problemi. Tragedie, sì. Non problemi. Cioè, guarda, siamo una società allo sbando. Siamo una società allo sbando. Guarda, i giovani oggi, i giovani non hanno voglia di fare niente. Io non lo so. E da mi è venuto in mente che pieno di notizie di gente che sono ricchi e annoiati. E anche se non sono ricchi sono annoiati perché si perdono il giro. Cosa fai i giovani? Vanno nelle discoteche, vanno, e dopo per forza che sono allo sbando, dai, non hanno voglia di fare niente. E come diceva mio nonno, invece la vita è sacrificio, e deve essere sacrificio. No, perché chi la dura la estetico. Hai due dosi qua per piacere. Sì, ma non bianco però, eh. No bianco, nero. Rosso, ma no bianco, che mi fa tutto nell'intestino. No, 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 no